Allora, vediamo zoppicante, mister, non sono stato io che gli ho dato un calcio, eh. No, stiamo scherzando, naturalmente, scherziamo per stemperare un po' la tensione di oggi perché è stata una partita difficile e poi nel finale si è riusciti a riaddrizzare, a prendere un punto che, per come si era messa la partita, alla fine io ritengo che è prezioso, non so la sua impressione. Sì, i punti sono sempre utili, piuttosto che non portarne a casa nessuno, è sempre meglio portarne. Una difficoltà naturalmente preventivata per la forza dell'avversario, per non essere riusciti noi nei primi 15-20 minuti in cui abbiamo avuto le nostre opportunità anche abbastanza importanti, e a fare subito gol e a mettere la partita su un altro binario. E poi, quando nel secondo tempo siamo andati sotto, ci siamo un po' disuniti e abbiamo dato spazio al contropiede avversario che non ha chiuso la partita, ci ha lasciato sempre in vita, e poi appena siamo riusciti a ribaltare l'azione, quindi paradossalmente alla fine abbiamo creato anche più di qualche occasione addirittura per cercare di vincere, per cui questo spirito comunque mi piace, e c'è stata questa bella reazione e andiamo avanti. Mister, come ha detto lei, bene nei primi 15 minuti. Se Marilungo avesse azzeccato quel tiro, forse la partita sarebbe cambiata. Ma mi riferivo anche alla gestione della partita, della palla, da una parte all'altra, creare le condizioni per andare da destra a sinistra. Insomma, la squadra si è mossa bene, poi anche l'ultimo passaggio si è mossa bene di fronte ad un avversario che naturalmente ha alzato, anche dopo la sconfitta di domenica, ha alzato il livello di attenzione. Quello che ho visto io nella mia modesta, insomma, lettura della partita, forse qualche disattenzione in più in difesa, come reparto, perché Io darei i c'era da. meriti all'avversario, per la verità, Infatti, volevo dire che certo. comunque di fronte c'erano due signori attaccanti e anche Vida comunque è un giocatore che può dar fastidio tra le linee. Però forse una maggiore attenzione, soprattutto ho visto ad esempio, non so se ce l'ha presente, il taglio di Bergamelli su Caracciolo quando c'era comunque anche Diachité, e in mezzo invece Ferretti è rimasto da solo e lì poteva far male. Cioè quella è una piccola disattenzione comunque, no? Perché se rimaneva sul suo marcatore, forse il giocatore non andava al tiro da solo. Quella è una. È chiaro che in una partita ce ne sono Certo, questo era un sempre, esempio. ce ne sono sempre. Poi c'è quando l'avversario riesce, come è stato in occasione del gol, che Caracciolo è riuscito ad anticipare Diachité, e ci sono quelle circostanze in cui magari, anche quando accade, l'avversario non fa gol. Ma questo capita anche a noi, no? Quando poi attacchiamo noi. Chiaro che i gol si fanno anche sugli errori dei difensori. Non voglio cercare alibi, però purtroppo è la verità. Se non possiamo allenarci queste cose, facciamo fatica anche a correggerle solo discutendone, perché poi noi vediamo i filmati, ne discutiamo, ma se non possiamo allenarci. Intende per le condizioni del campo? No, anche per le partite ravvicinate, no? Così, no, no, il Il campo campo di non c'è, allenamento, dicevo. sì, no, 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 non è tanto quello, è le partite ravvicinate che non ci mettono nella condizione. Noi martedì, lunedì dobbiamo giocare di nuovo, domani noi andiamo in campo, ma non possiamo certo allenarci con certi ritmi per correggere certe situazioni. Quindi, quando io anche nelle conferenze pre-partita parlo del momento e parlo di queste difficoltà che avranno prima o poi termine, insomma, quindi saremo sicuramente, non voglio dire che non sbaglieremo più, sicuramente sbaglieremo di meno. Invece, secondo me, la squadra, non so se lei è d'accordo, ha faticato a centrocampo perché così picchiava contro questo muro elastico del Feral Pisalò,
che praticamente faceva sì che la Ternana facesse dei passaggi fuori misura, perché praticamente faceva un pressing asfissiante, accorciava bene le distanze e poi aveva anche più uomini a centrocampo. Sì, 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 perché la loro disposizione è, con i quattro uomini in linea più il trequartista, era di cinque uomini contro i quattro nostri, però poi noi avevamo i difensori laterali sempre liberi che potevano comunque pareggiare il conto. In quelle circostanze una circolazione di palla più veloce, più precisa, poteva liberare anche spesso l'uomo dietro le linee, perché abbiamo messo Furlan apposta dietro i loro due centrocampisti e dovevamo cercarlo più velocemente. Non l'abbiamo fatto, un po' per demerito nostro, un po' per merito degli avversari che hanno chiuso bene le traiettorie, quindi non siamo stati per tutta la partita, come dire, così pericolosi. Ma ribadisco, questi sono aspetti che purtroppo partono sempre da quel peccato originale che ci portiamo dietro, il fatto di dover recuperare, quindi giocare sempre, e purtroppo allenarci poco. Già siamo una squadra che, avendo cambiato tanto, ha necessità di allenarsi per migliorare certi meccanismi. È chiaro che le squadre che affrontiamo sotto questo profilo sono tutte più avanti di noi. Quando poi hanno anche una buona qualità diventa un po' più difficile. Per questo dico, la mia squadra ha avuto un cuore grande, così, una forza di incredibile nel ritrovare il risultato e poi anche nel rischiare di vincere. Squadra mister, forse che comincia a diventare un po' stanca a causa di tutti questi impegni ravvicinati, se gioca ogni tre giorni? Sì, sì, purtroppo sì. Ora speriamo, abbiamo recuperato Altobelli, quindi abbiamo un'alternativa in più, una soluzione in più. Abbiamo bisogno degli altri due per poter, come dire, perfezionare un po' anche i ricambi, queste situazioni qui, insomma. La fortuna però di questa Ternana è anche sua, insomma, di avere dei giocatori in panchina, chi non gioca, insomma, in attacco, sempre imprevedibile, no? Si è vista anche oggi, è una Ternana, insomma, tambureggiante quando c'è stato un riassetto tattico un po' più offensivo, dopo il gol comunque ci poteva scappare benissimo anche il 2-1 e quindi sì. No? Anche Budic l'ho visto benissimo in campo, ha lottato, è andato vicino, cioè un giocatore che adesso sta giocando poco, ecco, per questo mi riferivo. Perché avendo noi problemi a centrocampo, quando giocatori che non abbiamo potuto ricambiare nel corso delle partite, è chiaro che i cambi avvengono sempre più o meno in quel settore lì, per cui un giocatore come Butic è risultato un po' più, come dire, sacrificato, ecco, pur allenandosi bene, pur facendo, dicendocelo anche in conferenza pre-partita, no? Nutre molta stima, insomma, nei confronti del giocatore. Assolutamente, infatti quando ho visto anche Furlan, che pure ha fatto bene nel tentativo sempre di creare la superiorità numerica, un po' stanco, e ho subito detto a Butic di andare dentro, perché quel ruolo lo poteva fare anche Bifulco, e lui il suo contributo in mezzo all'area, ed è un giocatore, un'altra possibilità che noi abbiamo, però in difesa e avanti noi siamo bene, abbiamo bisogno di recuperare tutti a centrocampo per ritrovare quell'equilibrio di squadra per il ruolo che ci compete, sì, per il momento ci manca. Va bene, grazie mister, bocca al lupo, arrivederci.